Bene, in questo video andiamo a vedere che tipi di dati possiamo gestire in PHP e come possiamo andarli a salvare in una variabile, vedendo anche che cosa sono le variabili e il concetto, ecco, di variabile. Questa video lezione è un piccolo estratto del mio corso su come fare siti web professionali imparando i linguaggi più diffusi sul mercato. Se ti interessa, dagli un'occhiata al link in descrizione. Quindi, come prima cosa, andiamo a vedere i tipi di dati. Tipi di dati cosa vuol dire? Quando abbiamo visto nello scorso video che siamo andati a fare un eco di oggi è il e abbiamo messo la data, abbiamo stampato tramite l'eco. Si dice stampare, lo so ragazzi che non è il massimo dell'intuizione perché non è stampare su carta con la stampante, è stampare a video. Come abbiamo visto nello scorso video, su PHP se non andiamo a dirgli a eco, lui non va a mostrare a video niente. E quando si fa l'eco, quindi si va a mostrare a video dell'HTML, del testo, una stringa di testo come in questo caso qua, si dice si va a stampare a video. Quindi adesso andiamo a stampare a video un tipo di dato, quello più semplice, che è la stringa, ovvero del testo. Come si fa? Eco, aperte e chiuse apici, chiusa sempre, punto e virgola alla fine dell'istruzione, e mettiamo questo. Questa è una stringa, ovvero una semplice riga di testo. Una semplice riga di testo, ok? Salvo, e ora lui me l'andrà a mettere subito dopo la data, ok? Perché? Perché la capo non viene preso in PHP, perché non stiamo scrivendo HTML. Per farlo andare a capo, devo mettere un break, un br qui nell'HTML. Quindi salvo, aggiorno e lui andrà a capo. Poi andiamo a vedere un'altra tipologia di dato interessante che viene utilizzato sempre, ovvero il tipo di dato numero intero, detto anche integer. Non si fanno gli aperti e chiusi gli apici, ma si mette direttamente il numero, per esempio 10, ok? Quindi se io gli dico 10, lui mi andrà a stampare a video appena dopo qua il numero 10, sempre perché non abbiamo messo un break, non abbiamo mandato a capo. Qua il testo, posso mettere un break qua e lo posso mandare a capo qua. Se voglio invece metterlo, il break, voglio mettere del testo qua, cosa devo fare? Devo aprire e chiudere gli apici, mettere l'operatore di concatenazione punto, che è come che va praticamente ad unirmi le due che va a unirmi questi due tipi di dati, e qua vado a mettere questo è il mio numero. Ok, facendo così, cosa succede? Che lui mi va a unire queste due tipologie di dati e questo qua diventerà una stringa. Adesso vi faccio vedere. Logicamente mandiamolo a capo, se no non capiamo niente. Salvo aggiorno e vedete, questo è il mio numero 10. Praticamente questa informazione qua è stata unita e quindi diventa poi una stringa. Ok. Comunque, per farla semplice, questo qua è l'integer, ovvero il numero normale. Poi abbiamo il numero con la virgola che si chiama float, che può essere .99, ok? E ora me li andrà a mettere tutti in fila così perché non c'è un br. Se volessi separarli in maniera differente, potrei anche banalmente fare dei paragrafi nell'HTML, come abbiamo visto. Metto PHP. Mi faccio un tag inline e vado a mettere eco 10 e eco 10.99. Così li sto mixando con l'HTML, così vi faccio vedere un po' anche come si possono mixare queste cose con l'HTML, così incominciate già a farvi l'occhio. Ok, poi ho altri tipi di variabili. Altri tipi di variabili sono le variabili booleane. Ovvero, cioè altri tipi di dati che sono il tipo di dato booleano, che vuol dire true, che si dice true, che non mi stampa niente, ah, mi stampa 1 se gli dico eco true, e se gli dico false,
Cosa mi stampa? Mi stampa niente, mi stampa niente, ok. I misteri del codice, ovvero non mi stampa 0, non mi stampa niente, mentre invece se gli dico true mi stampa 1. Ok, quindi questi sono i tipi di dati con i quali avremo a che fare. Testo, numero intero, numero con la virgola e false. Ora andiamo a vedere che cosa sono le variabili. Le variabili non sono altro che una scatola dove possiamo mettere al suo interno dei dati. Quindi per dichiarare una variabile in PHP si usa il dollaro e poi mettiamo nome variabile. Ok? Di solito qui, quando ci sono le due parole attaccate, mette la seconda con camel case, con la maiuscola, io di solito metto l'underscore perché è più leggibile. Ok, dipende un po' dallo stile di programmazione, van bene tutte e due. Quindi nome variabile, qua potremmo mettere, non so, utente, user, facciamo uguale, aperto apici, Andrea. Quindi tipo di dato stringa. Stiamo assegnando alla nostra variabile user il nome Andrea, stiamo inserendo la stringa Andrea dentro la scatola user. Poi posso dirgli echo user, lui mi andrà a mostrare Andrea. Eccolo qua, Andrea. Ok. Le variabili possono essere inizializzate, cioè anche a 0 o anche a nulla, quindi posso anche fare così. E sto inizializzando semplicemente la variabile, mentre invece così la sto inizializzando con il valore Andrea dentro. Logicamente io dentro una variabile posso mettere Andrea, posso mettere, faccio un'altra variabile, posso mettere un intero e posso fare anche mettere, per esempio, che ne so, un valore booleano, potrebbe essere car alla macchina e si mette true. Ok, quindi così ho inizializzato tre variabili, una con la stringa, una con l'intero, l'altro con un valore booleano. Una volta che io ho le mie belle variabili, posso utilizzarle per fare delle cose. Adesso vedremo dopo come utilizzare gli if else per vedere, per esempio, se Andrea ha la macchina, fai questa cosa, mostra questo messaggio, se Andrea non ha la macchina, mostra quest'altro messaggio, ma la cosa più semplice che posso farvi vedere è qui sotto, dove abbiamo il nostro bel paragrafo di test. Posso mettere ciao, e qua possiamo fare un echo di user, quindi ciao Andrea, hai X anni, ok? Quindi mi copio questo tag, hai, qua mettiamo age. E qui potremmo mettere già un if else, però lo vediamo nel prossimo video per vedere se mandare un messaggio se ha la macchina. Quindi per ora lo lasciamo così e vi faccio vedere quindi un altro modo per scrivere questa cosa qua. Logicamente, se noi avessimo questo dato qua collegato, per esempio, a un date dove c'è la data di nascita, potremmo andare a calcolare la data in maniera dinamica, cioè il numero degli anni era dinamica, inserendo qui la data di nascita con la funzione date. Le funzioni le vedremo nei prossimi video, quindi è una funzionalità che mi tengo per fare quell'esempio lì. Quindi con questo, ragazzi, abbiamo visto i tipi di dati e come funzionano le variabili. Come sempre, tutto il codice è disponibile qui sotto in descrizione nella community free. Ci vediamo nel prossimo video.